Buona domenica, eccomi tornata. Allora, la mia domenica inizia con la pulizia della lettiera di lanerina. Allora, con un pezzo di Scottex vado a pulire la parte interna della lettiera con dello Chantecler. Poi vado a mettere il mio sacco di nylon, questo è resistentissimo, è della Zippy, e poi vado a mettere il pellet. Soluzione ideale, non ho più assolutamente odore in casa. La chiusura di questa lettiera non è assolutamente delle più semplici, ma devo dire che comunque è una lettiera molto robusta che ho preso con i punti dell'Esselunga. Vado a darle una spolverata veloce e la vado a inserire al suo posto. Tendo il tappetino e ogni volta che vado a pulire la lettiera di Nerina, quindi una volta alla settimana, passo la mia Black & Decker scopa a vapore, così disinfetto bene bene il pavimento. Poi passo alla pulizia dei cuscini che ci sono sul divano, perché ovviamente avendo una gatta devo passarli praticamente tutti i giorni. Di solito, almeno durante la settimana, passo un rullino di IKEA, invece la domenica che ho più tempo passo il mio Dyson, che come vedrete oggi lo utilizzerò proprio tanto. Allora, è semplicissimo da utilizzare, devo dire che i cuscini vengono super super puliti. L'accessorio dei cuscini vado a pulire anche il mio tappeto e devo dire che in questo modo viene proprio super splendente, perché cattura ogni particella di polvere. Con l'accessorio invece proprio apposta per spolverare vado a spolverare le mie mensole. Ovviamente la scala, che essendo una scala a vista, si riempie di polvere, quindi questa operazione la faccio praticamente tutti i giorni. Una volta finita la scala vado a spolverare i miei quadri, poi le mensole, devo dire che in questo modo è molto molto più semplice, poi vabbè gli altri giorni invece passo il classico antipolvere. Ed ecco qua che vado a passare con l'altro accessorio del Dyson tutte le mie ragnatele. Allora, questa operazione l'ho fatta giù in sala, la prossima settimana invece lo farò nella zona notte.
ed ecco qua lo spolvero della parte sopra della cucina. Allora, questa operazione la faccio praticamente ogni 2-3 giorni perché lassù ovviamente si riempie di polvere. Devo dire che con questo accessorio del Dyson vado proprio bene. È l'operazione un pochino più antipatica proprio perché è più scomoda. Allora, vado a pulire sempre con il mio Dyson, poi dopo andrò a passare un pezzo di Scottex e alla fine seguirò il consiglio della mia amica Giusy del canale Giusy Beauty. Lei so che mette fogli di giornale, io fogli di giornale a casa non ne ho, quindi sono andata praticamente a mettere sopra i pensili dello Scottex in modo tale che invece di andare tutte le volte a pulire in questo modo io prendo e cambio lo Scottex. Inizio la pulizia del frigo. Allora, vi ho risparmiato la parte dei cassetti perché è stata veramente complicata e niente, qua vado ad asciugare tutto il mio frigo, il mio freezer lavato e poi vado a disporre ovviamente tutta la roba che avevo tolto in precedenza. Allora, il frigo praticamente è mezzo vuoto perché non siamo andati a fare la spesa ma andremo questa sera dopo la festa di Carnevale e quindi riusciremo probabilmente a riempirlo un pochino di più.
Allora, adesso vado a sistemare la cucina, nel frattempo Pierandrea sta sparecchiando perché abbiamo pranzato, vado a sistemare tutto, a pulire il mio lavello, a pulire il mio piano, il mio top e poi a sistemare tutti quei piatti e pentole che ho lì sul tagliere di IKEA. Adesso accendo il mio vaporizzatore, ci godiamo un po' di relax e poi niente, andremo a fare un giro perché qua nella nostra città si festeggia il carnevale. Io con questo video vi saluto, vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!